Pronto? 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 Thank you.
la faccia. Ma che non è che le piace? Si accese un dibattito sul consumo responsabile. Luca lo spense per risparmiare. Questo corto che avete appena visto ha consumato energia, le attrezzature che sono state utilizzate per la sua produzione sono state costruite consumando energia, hanno funzionato consumando energia e voi stessi state ora ascoltando la mia voce consumando energia. Anche considerando la produzione energetica più sostenibile ed economica che si possa immaginare, questa non sarà mai a costo zero ed ad impatto zero. La vita e la qualità della vita dipendono direttamente dalla possibilità di accedere alle varie forme energetiche di cui abbiamo bisogno. Quando parliamo di consumo energetico, dobbiamo prendere in considerazione l'intero ciclo di vita dei prodotti e degli oggetti che entrano nel nostro vivere comune. Ne deriva che il primo passo verso la distribuzione democratica ed equa dell'energia del pianeta deve necessariamente partire dalla prevenzione degli sprechi, dalla diminuzione dei consumi inutili e dall'aumento dell'efficienza dei sistemi di trasporto e di consumo dell'energia stessa. Lo spreco, come sempre, impatta in maniera pesante sulle fasce più deboli e sui paesi più poveri, aumentando il disequilibrio sociale, la disuguaglianza e compromettendo la democrazia. Dobbiamo prendere consapevolezza che siamo noi i principali attori di un processo di modernizzazione del consumo energetico attraverso scelte che in ogni caso faranno la differenza. Questo da una parte coinvolge un progresso tecnologico che è già in atto da tempo, ma dall'altra deve coinvolgere una nostra responsabilizzazione nell'agire quotidiano e nelle scelte quotidiane.